in tutte le chiese, come ti adoriamo in tutti i santuari del mondo, come ti adoriamo nelle piccole cappelle, dovunque tu sei, noi ti adoriamo in questo momento, sei lo stesso Dio qui, in tutte le chiese di Palermo, della Sicilia, dell'Italia e del mondo, sia che sia nascosto nel tabernacolo, sia che sia esposto sull'altare, sei tu il Signore che moltiplichi la tua presenza per camminare con noi. Ecco, io sono con voi sino alla consumazione del mondo. Tu sei sempre a nostra disposizione. Tu moltiplichi te stesso, le tue presenze, per essere sempre con noi. Quale responsabilità è la nostra? Di fronte a questa moltiplicata tua presenza, quando ci assentiamo, quando camminiamo, come se tu non ci avessi amato tanto. Signore, l'abisso del tuo amore si confronta con l'abisso della nostra dimenticanza. Due abissi: l'abisso della tua presenza, l'abisso della nostra assenza. Eppure tu sei il Signore, tu sei il Signore, tu sei il padrone, ed è il servo che si rende assente al padrone che è presente. Signore, quale abisso di ingratitudine la nostra, quale abisso di incomprensione la nostra, quando tu di fronte a noi ti umili, ti rendi amorosamente presente, e poi noi siamo o orgogliosamente assenti, oppure negligenti, distratti, come se tu non fossi con noi. Ma in questo momento, Gesù, vogliamo essere attenti alla tua presenza, vogliamo prostrarci davanti a te, vogliamo unirci all'adorazione degli angeli e dei santi, all'adorazione delle suore claustrali del mondo, all'adorazione di pii fedeli che sono inginocchiate davanti a te. Ci vogliamo unire a questa adorazione universale di tutte le tue creature, intelligenti e non intelligenti, perché tutti si piegano davanti a te e ti vogliamo dire: Signore, tu sei il Signore, l'unico Signore. Sia lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. Gesù, tu sei l'amore. Tu sei l'amore che si espande. Tu sei l'amore che accende i nostri cuori. E i nostri cuori non si lasciano accendere da questo amore. Sono come legna bagnata che resistono al fuoco. Signore, asciuga questa legna bagnata, asciuga queste frasche che siamo noi, e incendi il nostro cuore per te, perché noi possiamo ardere davanti a te. Oh Gesù, ci prostiamo questa mattina davanti a te e ti adoriamo e ti chiediamo una cosa, Signore: dacci il tuo amore. Oh Signore, comunicaci la tua fiamma. O Signore, dacci la tua luce, comunicaci la tua luce. O Signore, dacci la vita, comunicaci la tua vita. O Gesù, dacci a gustare te stesso, perché è nel gusto di te che risiede la vita. Lode e gloria a te, o Signore. Lode e gloria a te, o Signore. Ti adoriamo.
le sue meraviglie. Cantate in suo onore, inneggiate a lui, ripetete tutti i suoi prodigi. Gloriatevi sul suo santo monte, gioisca il cuore di quanti ricercano il Signore. Cercate il Signore e la sua forza, ricercate sempre il suo volto, ricordate i prodigi che egli ha compiuti, i suoi miracoli, i giudizi della sua bocca. Stirpe di Israele, tuo servo, figli di Giacobbe, suoi eletti, il Signore è il nostro Dio, in tutta la terra fanno legge i suoi giudizi. Si ricorda sempre dell'alleanza, della parola data a mille generazioni. A te darò il paese, o Signore. O Signore, noi celebriamo le tue lodi. Siamo qui davanti a te per adorarti, benedirti. Signore, tante volte nella lode noi siamo molto personali. La lode nostra è la lode di tutto il creato, è la lode di tutta l'umanità, è la lode di tutta la Chiesa. Noi siamo la voce di una moltitudine, siamo una voce cosmica. Signore, fa che la nostra voce personale si fonda in un canto di lode con la voce di tutto il creato, con la voce di tutta la Chiesa, con la voce di tutta l'umanità. E tutta l'umanità che si prostra davanti a te e ti grida, tu sei il Signore, e tutta la Chiesa che grida, tu sei lo Sposo Divino, e tutta quanta la moltitudine dei cristiani e degli angeli e dei santi che proclamano lode, gloria, onore e benedizione, e tutta la natura, tutto l'universo che canta. Noi siamo la voce dell'universo in Cristo Gesù che canti a te, o Signore, lode, gloria, onore, benedizione. O Gesù, dacci il tuo pensiero. Il tuo pensiero si adempie dentro di noi. Il pensiero tuo è il pensiero per il Padre, il pensiero per Dio, Creatore e Signore. O Signore Gesù, dacci il tuo pensiero. E col tuo pensiero dacci il tuo cuore, in modo che noi possiamo lodare e benedire colui che ti ha mandato a noi in questo mondo per la nostra salvezza. Lode, gloria, onore e benedizione a te. O Signore, che possiamo stare degnamente davanti a te se non siamo nel tuo spirito. Signore, manda il tuo spirito su di noi, lo spirito che ci purifichi, ma lo spirito che ci apre il cuore, le labbra, che ci mette i sentimenti degni di te. O Spirito di Dio, scendi su di noi, sii tu dentro di noi ad adorare Cristo Gesù. Soltanto tuo Spirito di Dio puoi dare una lode degna alla seconda persona della Santissima Trinità. O Spirito di Dio, che sei sceso su di noi, scendi ancora una volta dentro di noi e metti in noi la lode del Figlio di Dio. O Spirito Santo, vieni, vieni su di noi, rendici capaci di lodare Cristo, di il Padre che lo ha dato a noi. Spirito, iali di anuncheru aniali anu, malinai arani anu sheruanamu,
Nurini anonima era na yeka mai shara no yele na la yera na yuriano yu yurini vani nuna yore mani ani niara kide yalla rana shuro Surimina katuye marie nanu karano ye Vilianu kerana ya manni nonaru Nurinaro ye nuasharo Nelara ye ni magandiana ketastiana Overeni ani Larana yona yarana yuru Yorini manuna niena na yorena yu Yorini matuge matiana Eviranta la yera yu Shiarana yoki atama yorena yuru Merano ayadiano Fratelli e sorelle, nessuna distrazione qui davanti a Gesù, siamo qui davanti a Gesù, siamo qui davanti a Gesù, è Gesù che ti mostra il suo cuore squarciato, le persone vengono messo un poco davanti, un poco di là, un po' di là, no? Non suggestionatevi gli uni gli altri, si tratta di debolezze, di fragilità psicologiche, non dovete impressionarvi di questo, la preghiera forte produce queste scosse, non si tratta né di diavolo né di altri, state tranquilli e serene. Tutti seduti, fratelli e sorelle, Signore qui in mezzo a noi, facciamo un momento di silenzio profondo, perché il Signore vuole parlare al nostro cuore. Fratelli e sorelle, c'è un cuore davanti ai nostri occhi. È il cuore di Cristo squarciato, da cui gronda sangue. Sì, è il sangue della vita, il sangue che Cristo versa per noi, perché noi viviamo, ma è il sangue che sgorga dal cuore di Cristo, dalla ferita di Cristo, aperta da noi, e la sofferenza di Cristo per noi. Avete toccato la pupilla dei miei occhi, dice il Signore, avete contristato l'anima del giusto, le vostre labbra sono insanguinate, le vostre vesti sono sporche, avete agito male nella terra dei santi. Queste cose dice il Signore, suggerisce all'orecchio il Signore. Signore Gesù, noi prendiamo da te questa visione e queste parole. Il tuo cuore squarciato gronda sangue, quella ferita continuamente l'apriamo noi con i nostri peccati. Signore Gesù, tu hai detto che hanno toccato la pupilla dei tuoi occhi e hanno contristato il cuore del giusto. Quando, Signore, noi tocchiamo la pupilla dei tuoi occhi, quando tu l'hai detto nel Vangelo, chi tocca voi tocca la pupilla dei miei occhi. Quando noi contristiamo l'anima del giusto, quando carichiamo il giusto, quando lo stanchiamo,
quando lo condanniamo. Signore, ti chiediamo perdono se le nostre labbra si sono macchiate. Ti chiediamo perdono, Signore, se in questo luogo santo, in questo salone santo, noi abbiamo agito iniquamente. Tu hai detto continuamente, dici, iniqua gessit in terra santorum. Hanno commesso cose inique nella terra dei santi. Questo, Signore, è terra di santi, e tu vai dicendo, commettono cose inique nella terra dei santi. Signore, noi raccogliamo queste tre parole dalla tua bocca, che ancora una volta ricordo, avete agito iniquamente nella mia terra dei santi, avete toccato la pupilla dei miei occhi, avete contristato l'anima del giusto. Signore, chi tocca la pupilla dei tuoi fratelli tocca te, perché tu ci ami uno per uno, e il tuo cuore ferito gronda sangue. Tu patisci, oh Signore, per le offese che noi abbiamo recate al nostro fratello e alla nostra sorella, perché tu ci ami immensamente, e qualunque cosa noi facciamo a fratello più piccolo lo abbiamo fatto a te, siccome qualunque bene abbiamo fatto al fratello più piccolo l'abbiamo fatto a te. Facci compresi, oh Signore, di questa verità e rendici responsabili delle nostre azioni e delle nostre parole. Lode e gloria a te, oh Signore. C'è in una persona, per aver sparlato il suo fratello, per aver ascoltato cose scempie di un altro fratello, Shala Hanakishmo Nokorotina Anokoria Hanako. Io condanno chi ha ascoltato, io condanno chi ha parlato, perché avete contristato il cuore del giusto, avete stracciato le mie vesti inconsutili, quelle che mi ha fatto mia madre. Tu sei caduta, donna, e continui a cadere. Che non sia troppo tardi quando io ti visiterò. E tu, madre, ammonisci tua figlia, perché inciampa continuamente prima che sia troppo tardi, altrimenti colpirò tua figlia e te. E per una donna che ha una figlia, ti ringraziamo adesso, Signore, perché tu cominci a guarire. Ci sono tante guarigioni. Tu guarisci un cuore trepidante, un cuore asmatico. Signore, ti ringraziamo per questa guarigione di cuore. Tu, Signore, stai plasmando, toccando il polmone di una persona che ha delle macchie dentro ed ha della baluggine attorno alla macchia nera. Signore, tu stai toccando questo polmone e lo vai guarendo. In pochi giorni questo polmone toccato da te è guarito. Signore, tu stai sturando
il rene destro di una persona, in modo che il reno adesso, così sturato, lascia fluire bene il liquido. Ti ringraziamo, o Signore Gesù. Tuo Signore, tocchi il fegato ingrossato di una sorella che da parecchi mesi ha delle fitti al fegato, si è fatta visitare e gli hanno riscontrato un fegato ingrossato. Tuo Signore, tocchi questa sorella, però il Signore ti dice di avere calma e di usare quelle precauzioni che il medico ti ha detto, perché tu non ricadi in questo male. Comunque il Signore ti tocca e ti guarisce. Grazie Signore Gesù. Ti ringraziamo Signore perché tu hai fecondato il seno di una donna. Fra 3 giorni si accorgerà che è rimasta incinta. Grazie Signore Gesù. Ti ringraziamo che hai toccato la nuca di una persona, l'occipite di una persona che aveva dolore fino al vertice della testa, ma anche sotto fino alla schiena, per tutto l'osso della schiena. Ti ringraziamo, Signore, perché questa brutta cervicale tu l'hai guarita e adesso la persona non soffre più. Grazie, Signore Gesù. Ti ringraziamo, Signore, perché hai toccato una cista nell'ovaia di una persona. È una persona di mezza età e la cista nell'ovaia porta difficoltà. Signore, tu guarisci questa cista all'ovaia. Grazie, Signore Gesù. Tu arresti il flusso di sangue di una persona. Tu guarisci una persona affetta da emorroidi e un'altra persona che ha flusso di sangue da 8 giorni. Signore, tu come l'emorroissa chiedi a questa persona di toccare il lembo del tuo mantello e il flusso subito si arresta. Grazie Signore Gesù. Ti ringraziamo Signore di tutte le altre operazioni che stai facendo, ma tu moltiplichi i tuoi interventi perché noi siamo di dura cervice. Quando Signore tu non troverai più l'amore per noi, tu cesserai di operare. Quando, Signore, tu ci vedrai che nonostante tutto noi camminiamo per la via del male, tu allora arresterai la tua mano, tu allora ti allontanerai da questa comunità. Ma tuo Signore si è attaccato a noi e noi vogliamo essere attaccati a te. Signore, noi vogliamo convertirci, vogliamo seguire le tue strade. Signore, noi vogliamo aprire gli occhi sui nostri mali, vogliamo glorificarti, benedirti, o Signore, perché tu solo sei il Santo, tu solo sei il Signore e non abbiamo altri a cui ricorrere per avere aiuto. Lode e gloria a te, o Signore. Col ginecologo per fissare un aborto. Non ti rischiare, figlia mia, porta alla luce questo bambino perché è figlio di Dio. Non ti macchiare le mani del sangue di tuo figlio. Signore, ti ringraziamo
perché stai toccando i polmoni di una giovane che è afflitta da pleurite, dalla tosse a febbretta, e sente un male proprio nel lombo inferiore del polmone. Il Signore tocca e guarisce. Il Signore sveglia due persone, una ragazza e un giovane incidentato. Signore, fa che noi crediamo a tutte queste cose. Adesso, Signore, noi chiediamo a quelle persone che sono state toccate di identificarsi, perché cresca il livello di fede e perché il ringraziamento sia più esplicito a te che opera ancora meraviglie a nostra confusione in questa comunità. Io ringrazio il Signore Gesù che mi ha dato... Chi aveva male alla gola non poteva parlare, aveva la gola otturata, si è sentito toccare dal Signore e adesso può parlare con la gola aperta, la trachea aperta, la ruggine passata, si sente rinfrescare la bocca. Questa persona è invitata ad alzare la mano. Vediamo chi è questa persona. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Una caviglia storta, dolorante. Il Signore la tocca e la risana. Se la persona è presente, alza la mano. Una caviglia di una persona. Vediamo chi è questa persona. Grazie Signore Gesù. L'occhio destro di una persona che è lacrimante e rosso. Senti in questo momento una frescura, anche la vista che era annebbiata migliora. Se questa persona è qui presente, alzi la mano. Occhio destro di una persona. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. C'è una cisti ascellare di una persona, anzi sono tre persone, una ragazza, un uomo e una donna di mezza età. Cista ascellare, il Signore guarisce tutte e tre queste cisti ascellare. Grazie Signore. Tu hai il seno policistico, ti sei fatta visitare dal medico, ha trovato tanti piccoli, piccolissimi noduli. Non avere paura, tutto finirà. Grazie Signore Gesù. Tu ti lamenti per i tuoi capelli, continua a fare la cura, a poco i tuoi capelli cresceranno, però non annettere molta importanza a questa caduta di capelli. Sii più calma, più serena, non ti arrabbiare facilmente come fai e i tuoi capelli cresceranno, non cadranno più come cadono ogni mattina quando ti pettini. Signore, ti ringraziamo di quello che tu stai facendo questa mattina. Tu operi a nostra vergogna.
Cioè, io sento questo, Signore, che noi siamo ingrati a Te. Tu moltiplichi i Tuoi prodigi per aprirci gli occhi, per confonderci. Ma Tu vuoi la conversione della vita. Vuoi la conversione della vita. Vuoi che tagliamo con il peccato, che camminiamo davanti a Te, che la nostra carità fiorisca, che la cura che dobbiamo avere per la nostra famiglia sia ancora più grande, soprattutto per quelli che sono lontani da Te. Signore, fa che noi cerchiamo tutti i nostri familiari lontani da Te e li portiamo per Pasqua al Tuo Santo Altare. Lode e gloria a Te, o Signore. Gloria a Te, o Signore. Camminiamo nella luce del Signore, gioiamo nel Signore, soltanto dal Signore viene la salvezza. Ancora una volta il Signore esorta a non andare da maghi e fattucchieri, a non battere doppia strada e soprattutto avverte una ragazza che ha telefonato a una cartomante per sapere qualche cosa di come andranno le cose col suo, diciamo, con la persona che le interessa. Non telefonare, dice il Signore, alla cartomante. Anzi, quando vede televisione con cartomante, chiude per non essere di nuovo tentata. Poi ci sono 3 o 4 persone che hanno frequentato maghi e tuttora hanno un nastro magico, altre braccialette a 3 colori e 2 persone hanno ancora dei sacchetti. Siete pregate di disfarvi, o se volete, qui già ne sono pervenute 4 sacchetti, se volete aggiungere, in modo che quando arriviamo a 10 noi li possiamo bruciare davanti al Signore. Per cui siete pregate alla fine della cerimonia di portare un nastro tricolore, 2 sacchetti e un braccialetto. Oltre questo poi c'è un anello con 33 croci e poi una medaglia segnata, toccata e benedetta da un mago. Disfatevi di tutto questo. Adesso ci alziamo e preghiamo per tutti noi, per la nostra purificazione. No, che il Signore deve guarirci. Chiediamo la guarigione personale.